Adesso è Natale, diceva una pubblicità in tv qualche anno fa. È Rocca d'Aspide, è Natale già da qualche giorno, con l'atmosfera che si respira in città, anche grazie alle suggestive luminarie che l'amministrazione comunale ha fatto installare per le strade e in piazza De Marco, rispettando una tradizione avviata ormai da qualche anno. Luci colorate con forti richiami alle festività natalizie abbelliscono le strade principali, consentendo anche quest'anno alla città di distinguersi per il fascino dello scenario creato. Ma il punto di forza è rappresentato certamente da quello che ormai è stato ribattezzato il giardino incantato. Nella caratteristica piazza De Marco, infatti, spiccano anche quest'anno luci, un pupazzo di neve, pacchetti natalizi, fiori colorati e tutto ciò che è utile ai tanti interessati per farsi un selfie senza andare troppo lontano. E per il secondo anno consecutivo, nella piazza principale della città, piazza 20 settembre, è stato installato un grande albero con infinite luci che nulla da invidiare a quelli inaugurati in altre città più grandi e che unitamente alle particolari particolari luminarie che sono state collocate sia nella stessa piazza sia lungo il corso creano un'atmosfera davvero suggestiva, il clima ideale per incentivare lo shopping natalizio. Le luminarie, a cura della ditta Orlando e Palladino SNC di Monteforte Cilento, sono solo una parte delle attività poste in essere dall'amministrazione comunale retta da Gabriele Giuliano per questo Natale. Il 21 e 22 dicembre, infatti, è stata organizzata una due giorni di eventi. Denominata il Natale che vorrei: l'arte, la magia e i sapori di Natale a Roccadaspide, che prevede mercatini natalizi, una mostra di presepi, gastronomia, artisti di strada e il concorso Riciclalbero, il tutto in programma in piazza 20 settembre e nel centro storico.